nulla c'è in esse che sia Perché più grave per di questo quello che secondo c'è in. appuntamento ha scelto il tema disintegrati Una delle idee che avevo pensato 5 o 6 anni fa per il Festival dell'Essere era il tema del conflitto epocale che è passato per qualche anno come guerra di religione. Quindi immaginavo di poter avere idee, addirittura uno dell'ISIS quasi. Poi diciamo che le vicende dell'ISIS che pare completamente vinto, e in generale delle minacce degli islamici, dei terroristi, sono diminuite, almeno nella nostra percezione. Oggi disintegrati e integrati è il tema degli extracomunitari, che è un tema attuale, anche se non è più quello della violenza islamica, ma è il tema della presenza di extracomunitari, con i respingimenti di Salvini e l'accoglienza di Riace con il suo sindaco. Io peraltro stimo. Ma è stato Riccardo questo incontro con Sgarbi sul palcoscenico di Paestum? È stato molto bello, è un'occasione di confronto dialettico con questo scenario dietro che è meraviglioso, per cui Hai visto che grazie. bello anche le mongolfiere c'hai? Ho Le mongolfiere, visto. pazzesco. Va Eccolo, bene, va grazie bene, grazie a Riccardo, voi, grazie. grazie. Sono molto felice di essere qui, molto felice perché Angelo è stato molto bravo a organizzare questa esperienza di incontri che secondo me può essere utile per chi la fa e per chi la ascolta. Ogni artista può raccontare la propria forma estetica, diciamo così, di rivelazione, non so come chiamarla. E questo racconto, questa confessione può diventare motivo di esperienza per gli altri, per chi l'ascolta, credo che sia una cosa abbastanza straordinaria. Questo è il Festival dell'Essere, però l'attore è sempre qualcosa di diverso da se stesso. Beh, l'attore è tanti essere, e forse è la quintessenza come dire, del titolo stesso del festival. È un essere in quanto essere, è un essere disintegrato, perché l'attore in fondo si disintegra la sua personalità al servizio della personalità del personaggio in qualche modo. In fondo recitare è anche un modo per dare la propria opinione sulle cose.